Bentornati, continuiamo la nostra presentazione in Lightroom, come abbiamo visto già nei due precedenti tutorial, e andiamo a inserire per adesso la nostra musica. Quindi clicchiamo qui sul nostro pannello, apriamo musica, e qui cliccando su più possiamo aggiungere la musica. Quindi clicchiamo e andiamo a scegliere il file sul nostro hard disk. Ecco qua il file che ho inserito nella cartella Lightroom, lo seleziono e scegliamo. Naturalmente possiamo scegliere più file, dipende dalla durata della nostra presentazione. Come notate, qui abbiamo la lunghezza del nostro file che è 3 minuti e 19 secondi. Dopo aver inserito la musica andiamo in riproduzione, quindi clicchiamo, apriamo riproduzione e scegliamo il tempo di visualizzazione della diapositiva e anche la dissolvenza. Quindi abbiamo dissolvenza incrociata oppure lunghezza diapositiva 4 secondi. Abbiamo detto che sono circa 28 immagini, sì, eccolo qua, vedete, lo possiamo vedere qua sotto, 28 immagini, e lasciamo 4 secondi. Poi abbiamo adatta musica. Se clicchiamo su adatta musica viene calcolato il tempo di visualizzazione che coinciderà con quello della musica, però dovete comunque fare calcolare bene per non avere tempi molto lunghi. Adesso proviamo a fare adatta musica e vedete abbiamo lunghezza diapositiva 4,2, direi che può andare bene. Se poi la musica finisse prima delle diapositive, queste andranno avanti fino alla fine senza la musica. Inoltre qui sotto abbiamo bilanciamento audio, cioè vedete video e musica. Questo cosa serve? Ci serve quando inseriamo anche dei video con audio, cioè infatti oltre all'immagine noi possiamo inserire anche file video e possiamo decidere con il bilanciamento di sentire l'audio più alto di uno o dell'altro, quindi del file video o del file musica. Se poi volete lasciare fare tutto a Lightroom, qui abbiamo sincronizza diapositiva con musica, cioè calcola tutto lui la durata delle diapositive per il tempo della nostra musica. Abbiamo poi spostamento e zoom. Se noi l'attiviamo e alziamo dal basso, ad esempio verso l'alto, ogni volta che passiamo da un'immagine all'altra avremo uno spostamento dal basso verso l'alto che dà un bellissimo effetto. Naturalmente qui abbiamo l'immagine intera, quindi in questo caso non funziona, ma se noi mettiamo che, come abbiamo visto all'inizio, che le nostre opzioni ingrandisci per riempire la cornice, naturalmente l'immagine diventa grande, la posizioniamo noi e quindi abbiamo questo movimento qui, anche qui decidete voi. Adesso chiudo qua e infine abbiamo ripeti presentazione. Questo cosa vuol dire? Che quando la nostra presentazione finisce ricomincia da capo, oppure abbiamo ordine casuale. Noi abbiamo dato una sequenza alle nostre immagini che vengono visualizzate nella nostra presentazione. Se vogliamo dare un ordine casuale, cioè praticamente visualizzare l'immagine casualmente, dobbiamo cliccare qui. Adesso qui poi abbiamo anche quantità, vedete, adesso è standard. Possiamo mettere bozza nel frattempo che noi lavoriamo, comunque poi quando andiamo a salvare dobbiamo lasciare standard, direi anzi alta, mettiamo alta a questo punto perché abbiamo finito la nostra presentazione. Una volta quindi che siamo soddisfatti della nostra creazione della presentazione, dobbiamo salvarlo, andiamo qui, vedete, salviamo come modello e qui crea nuovo predefinito, quindi possiamo cliccare sul più. Poi nome predefinito, diamo un nome, salviamo, la mettiamo nel modelli utente e quindi l'abbiamo, abbiamo la nostra creazione, la nostra presentazione, il nostro layout per un'altra pubblicazione. Però dovete stare attenti a una cosa, che se cambiamo cartella, cioè immagine, abbiamo la stessa presentazione con nuove immagini, ma naturalmente anche cosa? Il testo, la musica e via dicendo. E quindi bisognerebbe salvare adesso il nostro modello disabilitando sia le schermate iniziali e finali, la musica e tutto quello che non vogliamo in una nuova presentazione, compreso il testo, quello che abbiamo inserito, animali, eccetera. Adesso faccio nulla perché non lo salvo, comunque vedete qui, poi il modello utente ve lo ritrovate poi qua sotto. Adesso arrivati a questo punto abbiamo qui anteprima, oppure da qui possiamo vedere la nostra presentazione, quindi clicchiamo sull'anteprima e vi renderete conto di una cosa che infatti non avevo previsto, che non sapevo. Qui abbiamo la schermata iniziale, comincia la musica, poi il nostro primo fotogramma, il secondo, guardate, vedete che lo spostamento e zoom funzionano ugualmente?
Infatti questo non me lo ricordavo, anche con l'immagine tutto ingrandita tutta cella, vengono spostate e zoomate. Ecco qua, adesso fermo, lo blocchiamo, torno qui al mio fotogramma iniziale e a questo punto siamo pronti per esportare o in PDF o esport al video. Se facciamo l'esportazione PDF, salviamo la nostra immagine, scusate, la nostra presentazione, dando un nome. La stessa cosa, qui esport al video, vedete viene salvato in MP4, anche qui nella nostra cartella che scegliamo noi. Quando salvate in esport al PDF, qui vedete abbiamo la qualità, possiamo mettere 100 tranquillamente, scegliete la larghezza e l'altezza, qui abbiamo varie possibilità, e poi qui abbiamo, guardate, mostra automaticamente schermo intero, cioè praticamente noi salviamo il nostro file in PDF, poi quando lo andiamo a visualizzare automaticamente vedremo tutto, meno che naturalmente le transizioni e la musica. Quindi avremo la velocità fissa e naturalmente la musica non verrà riprodotta, però avremo la nostra presentazione in sequenza e quindi potete salvare e vedere voi. Non ve lo faccio perché viene in schermo intero e quindi non possiamo vedere. Se faccio nulla, così anche come esporta video, qui abbiamo, vedete, predefinite video, scegliamo qui 1080, 16 noni oppure quadrato, i vari formati e salviamo. Detto questo, per quanto riguarda la presentazione ho terminato e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.